Bentornati, bentornati amici di RWS Revolution Web Station. Bentornati, una nuova giornata ricca di tante interviste ci aspetta, amici, come sempre con i nostri ospiti in collegamento telefonico con noi. Ma allora, prima di andarvi ad introdurre il prossimo ospite di oggi, veramente speciale, amici, mi raccomando, come sempre, un bel mi piace su Facebook, Instagram, Twitter, veniteci ad ascoltare su Spreaker, ma soprattutto venite a dare un'occhiata a www.revolutionwebstation.com. Allora, amici, siete pronti? Oggi abbiamo in collegamento telefonico qui con noi un DJ in cosplay. Lui è Luca Veronese. Ciao Luca! Ciao a tutti, un onore per me, un piacere essere intervistato da voi. Ciao Luca, il piacere è nostro, veramente, il piacere è sempre nostro intervistare professionisti come voi e soprattutto poi Luca... Ti ringrazio! Oggi ci divertiremo tanto Luca, poi soprattutto perché appunto, come dicevo prima, tu sei un DJ in cosplay, perfetto. Allora amici, mi raccomando, mettiamoci seduti e ascoltiamo il nostro Luca perché adesso, insomma, ci divertiamo un po'. Allora Luca, innanzitutto ti volevo chiedere una cosa, quando nasce questa tua passione per il cosplay? Allora, la passione è nata quasi 3 anni fa, esattamente in giugno, quindi a giugno festeggio i 3 anni, nel 2017 con un evento qui a Ferrara, io sono di Ferrara, che si chiama The Comics, e siccome così, mia moglie ha fatto cosplay anche lei, è iniziato prima di me, due o tre mesi prima di me, allora io per stare con lei ho detto, boh, proviamo a fare un cosplay, ho detto, ma che cosa faccio di cosplay? Sono calvo, guardo, e allora eccolo lì, Bane, esatto. Ed è quasi per scherzo, perché ho iniziato proprio con le cose basilari, un giubbino smanicato da moto, a petto nudo, io sono tatuato, quindi la maschera l'ho presa, una cosa proprio da internet così, ma proprio di quelle scaglione, diciamo in poche parole, esatto. Un paio di anfibi, un pantalone un po' con le tasche e un guanto da moto di quelle con le dita fuori, okay. E ti dirò che la gente già mi diceva che assomigliavo a lui, quindi perfetto. Questo è un buon inizio, ecco. Perfetto, perfetto, ecco. Quindi, insomma, amici, poi andiamoci a incuriosire sul web, sui social, insomma, andiamo a vedere un po' il nostro Luca, incuriosiamoci, andiamo su Facebook, Luca Veronesi, andiamo su Instagram, veronesi.luca, o andiamo anche su YouTube, Bane, DJ in cosplay, mi raccomando, andiamo a vedere i video di Luca. Ecco, Luca, il tuo cosplay, appunto, no, DJ in cosplay, quindi immagino venga usato magari, ecco, a qualche festa, qualche parti, qualche inaugurazione, perché no, giusto? Sì, esatto, io inauguro negozio, ho inaugurato il Comics Caffè a Bologna, e proprio fatto a stile fumetto, e poi insomma c'è il fatto del cosplay, quindi è stata un'inaugurazione a tema cosplay, è stato molto molto apprezzato, ho fatto il Manicomio di Imola e purtroppo dopo è venuto quello che sappiamo tutti, si è fermato un po' tutto, ecco. Esattamente, diciamo. Però ora piano piano si riparte, giusto? Giusto Luca? Io spero di sì, e anche al più presto. Perfetto, perfetto. Speriamo di sì Luca, ma sarà sicuramente così. E soprattutto, ecco Luca, che volevo chiederti pure, abbiamo detto, no, il tuo personaggio è Bane, no? Giusto, sì, Bane, sì. Della trilogia di Batman, perfetto. Ecco, e invece, no, ecco, hai anche altri cosplay? Sì, allora, io faccio un Thanos, il Thanos degli Avengers, sì. Di Endgame, original, perché praticamente è un Thanos con le braccia scoperte, io non ho pitturato la mia pelle come il famoso colore di Thanos, ma ho fatto un Thanos tattoo, perché avendo le braccia tatuate, ecco. E poi, diciamo, ho una specie di armatura, però, che è quasi una pettorina, che lui è senza, e poi nel film tutti l'avranno visto com'è, ecco. In Infinity War si vede più che altro che lì, perché senza armatura, e così ho fatto questo Thanos tattoo original con una maschera ovviamente presa su internet, però è molto originale, anche lì ho riscosso molti diciamo apprezzamenti. Poi faccio Drax, il distruttore, i guardiani della galassia, e poi faccio Lobot, quello di Star Wars,
nel Ritorno dello Jedi, non so, è un po' vecchio magari. Ok, sì, vagamente qualcosa mi ricordo anche io, Poi ho vari, e poi ho vari cosplay fantasy horror che porto in eventi come arte gotica, Eteria, oppure Notti Domini di Ferrara, e sono dei cosplay fatti original da me, con maschere prese, però con bastoni creati, luci, e poi faccio una versione del mio Bane steampunk. Vi giuro, andatelo a vedere, perché a Rimini Comics e San Marino Comics ha riscosso molto successo. Perfetto, allora mi raccomando amici, andiamolo a vedere, veramente, andiamoci a incuriosire, come dicevo prima, sul web, andiamo sulle pagine del nostro Luca, o magari, perché no, vogliamo fare una festa, un'inaugurazione, contattiamolo magari al 349 5660 934, giusto? Mandiamogli una bella mail a lucaveronesi65.lv71@gmail.com. Allora Luca, ecco, poi che volevo dirti Luca, la cosa bella è che anche, mi dicevi, anche tua moglie è cosplayer, giusto? Sì, mia moglie è cosplayer, sì, diciamo che il suo cosplay principale è Poison Ivy, dall'altra trilogia, anzi la quadrilogia di coso, di Tim Burton, che è quella dove c'è Michael Keaton, diciamo, Val Kilmer, e poi c'è coso, l'ultimo, che è quello con George Clooney, e lì c'è appunto Poison Ivy, e poi fa anche Tempesta. Perfetto. Degli X-Men. E insomma, quindi ecco, diciamo, oltre alla passione c'è anche l'amore, quindi insomma, Luca, cioè veramente... È bello. No? Giusto, è bello anche condividere questa passione, sì, no? Esatto. E poi, devo dire, è una bella passione, perché è una passione che non ti annoia mai. Io adoro, per esempio, il cinema, adoro i film, adoro, ecco, esempio andare a riprodurre anche i protagonisti, no, dei film fantasy, sì, no, insomma è molto bello, non ci si annoia mai, ecco, giusto? No, direi di no. E poi se decidi di fare cosplay, non importa, diciamo, come sei, l'importante è che lo fai in una maniera fatta bene, però sei tu e quello è il tuo cosplay. Dopo, se uno ti critica, ci penserà lui, tu hai fatto il tuo cosplay, sei il tuo personaggio, lo porti come vuoi tu, quindi è per quello che puoi fare anche un original. Io credo che sia una cosa molto, diciamo, positiva e bella, insomma, il giudizio degli altri fregatene. Io invito tutti a iniziare a fare cosplay, perché veramente è una bella cosa, è veramente bella, sana, e soprattutto una cosa, scusami se mi dilungo, vai, ma è una cosa che tiene uniti tutti, perché io ho molti amici in tutta Italia, e in questo periodo ti dirò che, facendo dirette live tutte le domeniche, mi hanno chiesto addirittura se, quando sarà finito questa, diciamo, benedetta Covid, io farò ancora dirette, perché piace, perché è bello perché stare regala un sorriso, esatto, Luca, perfetto. E allora Luca, veramente io ti faccio veramente i miei complimenti, perché si sente poi che hai passione. Quando uno ha passione in quel che fa, insomma riesce sempre al 110%, come dico io. Allora speriamo, mi fa piacere. Esatto, noi siamo quasi arrivati alla fine, ma prima di salutarci, Luca, andiamo a dare ancora tutti i tuoi contatti ai nostri amici che ci stanno ascoltando. E allora, amici, andiamo a contattare Luca Veronesi, DJ in cosplay, andiamo a contattare al 349 5660 934, o lo troviamo su Facebook Luca Veronesi, su Instagram veronesi.luca, andiamo a mettere un segui e tanti like, mi raccomando, seguiamolo sul canale YouTube Bane DJ in cosplay, oppure se vogliamo... DJ in cosplay, sono due DJ, ecco. Ah, ok, perfetto. E allora mi raccomando amici, andiamo lì, andiamolo a seguire sul canale YouTube, e mi raccomando, se vogliamo un indirizzo un pochino più istituzionale, mandiamo una bella mail a lucaveronesi65.lv71@gmail.com, giusto Luca? Giustissimo. Allora Luca, io ti ringrazio di tutto, ti ringrazio per essere stato qua con noi, sei veramente un professionista, e ti faccio tantissimi auguri per il futuro. Io ringrazio voi
grazie che mi avete dato questa opportunità e spero che questo augurio sia anche per una veramente fine di tutto questo. Esatto, e auguro a tutti auguro a tutti una buona ripresa e grazie ancora di avermi contattato, un onore per me. Grazie a te Luca, ciao! Ciao, grazie, ciao! Ciao!